via dall'Italia, devi andare via dall'Italia, se vuoi fare impresa purtroppo devi andare via dall'Italia, non ci sono altre opportunità. Chi ce la fa a sopportare il 50% o più di tasse, pagare gli impiegati il doppio, l'IVA al 22%, non lo so. Ci saranno delle imprese che funzionano sicuramente, perché sono talmente floride che nonostante tutto riescono ad andare avanti. Però se sei una persona normale con un piccolo capitale, magari dei soldi che ti ha prestato papà, la mamma, o che tu hai risparmiato lavorando un anno, due anni dopo esserti laureato, o magari hai iniziato a lavorare subito e ti sei fatto un po' di risparmi non andando in vacanza, ovviamente non pagando le tasse, perché se ci pagavi le tasse non avresti i tuoi risparmi, non puoi fare nulla in Italia. Cosa vai a fare in Italia? Non puoi vivere in un paese dove ti tassano qualsiasi cosa fai, perché poi dici vabbè, non è il 50% le tasse, o io sono evasore fiscale e quindi non pago le tasse. Sì, le tasse le paghi, perché quando tu vai a comprare qualcosa paghi il 22% di IVA, a parte pochi prodotti che hanno l'IVA avvantaggiata. Quindi alla fine le tasse le paghi sempre, anche che tu sia un evasore totale, le tasse le paghi, e quelle tasse che tu paghi dovrebbero essere più che sufficiente a uno stato normale per mantenersi. Tant'è che ci sono paesi europei dove si paga il 10%, 15% di tasse. Allora, perché loro riescono a far quadrare il bilancio e l'Italia no? Perché l'Italia è indebitata dal dopoguerra. Ora, noi abbiamo ereditato i debiti dei nostri nonni, dei nostri padri, degli zii, delle nonne, eccetera, e dobbiamo adesso pagarle, fare sacrifici, ma per quale motivo? Ognuno deve pensare a sé. La vita è una sola, quindi se tu vuoi fare un'impresa, farti una vita, io l'unica cosa che ti posso dire è vai via dall'Italia, via dall'Italia. Però ovviamente è possibile che tu non possa farlo per motivi tuoi, magari perché sei mammone, magari perché non so, sei sposato, hai figli che vanno a scuola e quindi devi fare una scelta familiare, puoi avere anche, non so, i genitori ammalati, quindi vuoi preoccuparti di loro, eccetera eccetera. Se non puoi andartene via dall'Italia, ne parliamo nell'ultima parte del video e lì ti spiego cosa fare. Però se invece hai l'opportunità, sei youtuber, lavoratore digitale, sei giovane e hai modo di spostarti, spostati, vai via dall'Italia e fatti una vita, fatti un futuro, creati un futuro. Ora, bada bene, io non sono qua a spiegarti come fare i soldi, cosa vendere, cosa non vendere, perché non è il lavoro mio. C'è altra gente che fanno questo. Io faccio l'avvocato e ti spiego come programmarti la struttura legale a secondo di quelle che sono le tue esigenze. Magari se sei uno che guadagna 10.000 euro all'anno, 15.000 all'anno, non ti vengo neanche a dire fai la società, fai la fondazione, perché non ti servono a niente. Sono spese che ti tolgono soldi, ti tolgono fondi da quello che sono l'impresa, il marketing, eccetera. Quindi prima di tutto devi organizzarti, sapere che cosa farai da grande. Quando tu ti sei deciso cosa fare da grande, allora ne possiamo parlare, chiedi una consulenza e ne parliamo, e io ti dico va bene, adesso inizia così, poi dopo piano piano faremo altre cose. Il problema è semplicemente decidere se vuoi andare via dall'Italia o restare in Italia. Ora, il discorso è come si fa a stare in Italia quando anche le persone che pagano le tasse sono poi alla fine perseguitati dalla finanza. Ora, guardate bene cosa dice questo signore, che tra l'altro è un politico,
è uno che si è dato da fare, un imprenditore, forse diciamo è il nuovo Berlusconi, può darsi, però in ogni caso parla in maniera differente da Berlusconi perché è incazzato. Statelo a sentire. La Guardia di Finanza accusa Bandecchi di evasione fiscale per 20 milioni di euro. La finanza fa un gran casino e non ci ha capito una mazza. O meglio, la squadra che è venuta da noi è proprio una squadra di gente incompetente. Secondo lei, se fossimo stati oggi nel 43, avremmo sopportato la Gestapo che veniva a rompere i coglioni? Andassela a fa culo, va. Io sto paragonando il trattamento che la Guardia di Finanza con atteggiamenti di merda con la Gestapo spesso ha, sì, alla Gestapo spesso ha nei confronti degli se imprenditori. No, non è esagerato, cioè è incredibile, no? E me ne assumo ogni responsabilità, vi spiego perché. Perché io sono, ho le spalle grosse e ancora sono vivo, altri sarebbero morti. Questa nazione va cambiata all'origine, per questo io faccio il segretario di Alternativa Popolare e non escludo che molta gente con malafede, perché semplicemente ha un pensiero politico diverso dal mio. Ma io non ho 85 anni, ho 86. Ne ho solo 62 per ora. E come lei può vedere, mi riprenda bene, sto ancora abbastanza in forma. Ma giusto? Come mai un'università, una squadra di calcio? Ancora! Che volevo rompermi i coglioni per la squadra di calcio. Non sta scritto, scusi, mi dice la legge che dice che non possiamo avere la squadra di calcio? Non c'è. Di fatto l'abbiamo venduta. Può averla. Bravo, bravo. Adesso la sta anche vendendo. Sì, la sto vendendo perché mi sono rotto i coglioni. Quello che la tesi della Guardia di Finanza è però ci deve pagare l'IRES, perché non è più solo un'università, ha tutta una serie di attività che sono commerciali. Scusi, della Guardia di Finanza non deve rompere i coglioni, perché si apre una società che ha un amministratore, che ha una società e che paga le tasse, la Guardia di Finanza ne sta muta, deve dire grazie, grazie perché crea dei posti di lavoro. Lei pensa che questa questione della Ternana Unicusano avrà delle conseguenze anche sulla, senta, sulla sua candidatura a sindaco? Se i ternani sono intelligenti votano per me perché sanno che io gliela posso ripartare a sta città e Terni può diventare la città più importante dell'Umbria. Un po' impolverata perché sta in garage e io non l'ho mai guidata e non l'avevo nemmeno mai vista, ora la vedo per la prima volta perché a me fa un po', dà un po' fastidio che sia una macchina elettrica. Non entra... Mi piace tirare i cazzotti in un sacco. Non con questo orologio? Molto bello, eh? Quanto vale? 28.000 euro credo. Lei lo sa quanto è il mio stipendio? No, quant'è il suo 4 stipendio? Milioni di euro l'anno. Quindi questo. Sa quanto pago di tasse? No. 2 milioni. No, mi sento uno che crede fortemente in un capitalismo sociale. Sono segretario di Alternativa Popolare, un partito fondato a suo tempo da Angelino Alfano, che io ho riesumato. E cioè tu lo senti? Questo paga 2 milioni di euro di tasse. E quando si va a comprare la Ferrari gli rompono le scatole perché l'ha comprata con l'università. Sì, ok, l'ha comprata con l'università, ma la Ferrari oggi quanto vale? Di più di quello che l'ha pagata. Allora l'università ha guadagnato dei soldi, cioè no, ma doveva investire i soldi nei laboratori, cioè, ma lo fa. E poi la legge non lo dice. Perché vogliono applicare delle leggi inesistenti? Cioè, alla fine qua anche chi paga le tasse viene perseguitato dalla Guardia di Finanza o dall'Ufficio delle Entrate. E allora scusate, c'ha ragione quello che non paga le tasse, il disoccupato organizzato di Napoli che dice io sono evasore totale e punto, c'ha ragione lui. Cioè, perché devi pagare le tasse se poi mi vengono a rompere le scatole? Allora, come facciamo a fare un qualche cosa? Se tu fai un po' di soldi, paghi le tasse tutte 100%, ma ti compri la Ferrari, magari una Ferrari che tu compri a 100 e magari domani la puoi vendere a 200 perché hai preso un'edizione limitata, perché sei stato bravo a comprarla, perché l'hai comprata in prevendita e hai aspettato 4 anni perché te la consegnassero e quando te la consegnano già vale di più. Però appena tu esci e vai sull'autostrada, la paletta rossa e arriva la finanza. Ora spiegami una cosa, tu hai pagato le tasse, perché tu devi stare a dimostrare perché ti sei comprato la Ferrari? A te ti vanno a indagare. Al signore invece che non ha lavoro o magari ha un lavoretto saltuario e fa sei figli
e li maltratta vivendo con sei figli e una moglie in uno scantinato, quello nonno lo vanno a indagare. Per me quello è maltrattamento di minore. Cioè, come fai tu a mantenere sei figli se non hai lavoro? Allora, a un certo punto dico, in Italia non è che dici, ma non c'è l'aborto, non ci sono le pillole anticoncettive, non ti puoi fare la vasectomia, cioè, tutte stronzate. Tu in Italia puoi programmarti se fare figli o non fare figli. Allora, per quale motivo devono andare a prendere te, che magari fai lo scapolo, non esci la sera, risparmi e ti vuoi togliere lo sfizio della Ferrari, a te ti perseguitano. Ora, bada bene che io non sono tipo da Ferrari, cioè nel senso, non sono uno che ti dice no, devi vivere e lavorare per comprarti gli status symbol e andare in giro con la Ferrari, affittarti la villa, eccetera, eccetera. Se vuoi farlo, affari tuoi. Nessuno ti dice di no, ognuno deve scegliere come vivere. La cosa importante per non essere uno sfigato nella vita è, uno, conoscere i tuoi limiti e due, sapere che cosa vuoi fare da grande. Perché una volta che tu hai stabilito quello, sarai una persona felice. Il fatto di volere andare via dall'Italia, andarsene a Dubai o a Miami, fare la società nel Delaware, eccetera, può andare benissimo se sei un rampante, che sei disposto a lavorare 15 ore, 16 ore al giorno per farti un futuro, ben venga, vai in questi posti, anche se io personalmente magari non so, preferirei allora starmene ad Andorra, che sto in Europa e ho gli stessi vantaggi, anzi ho più vantaggi maggiori che stare a Dubai, perché poi a Dubai la residenza devi andare lì continuamente, viverci non so quanto sia piacevole, a me personalmente non piace. Che uno ci possa stare un periodo è un conto, dici vabbè, faccio un sacrificio, vedo una cosa nuova, e sviluppo nuove amicizie, nuovi contatti di lavoro, va benissimo. Io sono stato un anno in Iran e ti dico, mi sono divertito da pazzi, però dico, se tu mi dici vai a vivere tutta la vita in Iran, no, non ci sto. Io ho fatto la mia scelta, sono da 30 anni che vivo nei Caraibi, quindi ti posso raccontare, ho vissuto in tanti paesi e ti posso dire dove ti può convenire vivere a secondo di quelle che sono le tue abitudini, i tuoi desideri, i tuoi sogni e così via. Adesso ci sono anche, non so, paesi emergenti come El Salvador, per esempio, che offrono incentivi fiscali a chi lavora nelle nuove tecnologie, nella blockchain, con criptomonete. Il Salvador è un paese piccolino, adesso è diventato tranquillo, sono riusciti a fermare quella che era la delinquenza dilagante delle gang e ci si può vivere molto bene, però chiaramente non ti offre le stesse opportunità di Panama o di Miami o di Dubai, però tu devi trovare un posto a tua misura, perché poi alla fine non sono io a poterti dire dove andare a vivere. Devi semplicemente andare a fare un periodo, non so, di vacanza di un mese, due mesi, tre mesi e lì decidi che cosa vuoi fare, se ti piace un posto, se ti piace un altro. Dici sì, ma costa viaggiare, costa stare tre mesi senza far niente. Ma no, se tu lavori nel digitale ti porti il tuo computer e continui a lavorare. Certo, se tu invece vuoi avere un'attività fisica, cioè un negozio, un albergo, eccetera, già lì diventa un altro tipo di discorso, perché devi cercare un posto che ti servirà almeno per 2-3 anni, no? Perché un'attività per almeno 2-3 anni tu la devi tirare su, poi magari dopo che l'hai tirata su puoi anche rivenderla e poi passare, andare in un altro paese. Io sono stato 3 anni per esempio in Repubblica Dominicana, avevo un alberghetto e avevo un ristorante, lì amministravo come imprenditore e continuavo a fare le mie consulenze legali. Quindi va benissimo, si possono sposare una
attività con l'altra, però devi avere chiaro che cosa vuoi fare e che cosa sai fare principalmente, perché poi alla fine dipende tutto dalla tua preparazione. Quindi sì, ti devi preparare, come dicono molti guru, specialmente, che ne so, Big Luca, che sta sul cazzo a tanta gente, ma alla fine è uno che ti dice le cose in faccia. Non si tratta di vedere che cosa devi vendere, se questo integratore, questo prodotto, quest'altro prodotto. Quello che si tratta è semplicemente avere prima di tutto la capacità di vendere quello che ti piace o quello che va nel mercato, e poi saperlo fare, perché se non lo sai fare la tua impresa fallirà inesorabilmente. Ti sta sul cazzo Big Luca? Beh, sentitelo un paio di minuti, perché sta dicendo delle cose intelligentissime. La domanda è: cosa devo vendere online per fare cosa? Per fare i dindini, i soldi, la grana, no? Quindi persone mi dicono: tu dimmi cosa vendere e siamo conformi, siamo a posto, no? Così tu mi dici il cosa, io faccio i soldi e finalmente poi divento anch'io il più milionario di Dubai. Ora, il cosa non conta, o meglio conta poco, e che prima di arrivare al cosa, cioè al cosa ci si arriva facendosi tutta una serie di altre domande. Ragazzi, cosa vendere proviene da altre due domande. Una vita che spiego queste cose, mi toccherà ripeterle. La prima cosa è il chi, poi c'è il come e solo dopo c'è il cosa. Ora io proverò a spiegarvi questo concetto facendo un esempio, ok? Vediamo se questo esempio riesce, dovrebbe riuscire. Allora, innanzitutto il cosa, partiamo da un punto di vista che voi lo sapete benissimo, ok? Voi guardate che cosa vendiamo noi, per esempio. Noi vendiamo essenzialmente videocorsi, no? Percorsi formativi. Quindi avete già un cosa, potreste vendere dei corsi. Per esempio, vedete che io sto scrivendo su una lavagna. Vedete, beh, cosa c'entra? Beh, potreste vendere lavagne, no? C'è qualcuno che evidentemente me l'ha venduta, così come anche i pennarelli. C'è un computer sul tavolo, potreste vendere computer. Potreste vendere le lampade che mi illuminano mentre io sto facendo questo bellissimo video. Ho una videocamera. Potete vendere AirPods. Potete vendere una bottiglia d'acqua. Eccoci qua. Vedete quante cose? Quindi adesso in teoria dovreste chiudere il video. Vi ho appena detto, noi facciamo milioni vendendo videocorsi. Fateli anche voi. Videocorsi. Corsi registrati. Abbiamo anche corsi che insegnano come fare dei corsi. La borsa non c'è, ma non sapete il come, la strategia dietro, il che cosa sta succedendo, non il cosa comprare o il cosa vendere, ma la strategia dietro. Voi siete perduti. Ok, il cosa vende Donald Trump? Vende progetti immobiliari. Il cosa vende uno che diventa ricco vendendo case? Sono le case, non c'è il trucco. Evidentemente c'è un come, c'è un ecosistema, c'è una strategia, dovete comprendere come funziona il denaro, dovete comprendere la psicologia del consumatore, dovete capire come rimuovere certi paradigmi mentali, certe abitudini, certi legacci che per esempio vi fanno credere che accumulare ricchezza sia sbagliato. Queste cose qua non sono super cazzo, sono esattamente il problema, perché altrimenti io il cosa ve l'ho già dato. Quindi non si parte mai dal cosa. Nel business, questo è anche un esempio sulla componente tecnica, molte persone pensano che noi facciamo corsi di online marketing, l'online marketing sia strimpellare come scimmie impazzite su una qualche piattaforma schiacciando dei tasti. Ovviamente non è così. Chi ha il problema che noi proviamo a risolvere? E quando abbiamo identificato il chi, come risolverlo, si trasforma nel nostro cosa. Vedo un sacco di persone che hanno un problema, non sanno l'online marketing. Il chi sono liberi professionisti, imprenditori che sono in difficoltà, non capiscono come acquisire clienti online, come monetizzare, come aumentare le loro parcelle, come gestire il cash flow, il come gli vendo, quali strumenti uso, come metto insieme questi strumenti. Chi ha un problema, gli vendi la soluzione a quel problema, quindi il cosa si fa da solo, sei d'accordo? Ci sono un sacco di persone in giro che non sanno fare i funnel, capisco come venderli, come impostare un sistema di marketing, il cosa è un corso sui funnel o una consulenza sui funnel, cioè, insomma, si autofa. Va bene? A me arrivano delle persone con delle idee strampalate. Voglio fare una pizzeria a Panama. Cosa faceva in Italia? Al calzolaio. Continuo a fare il calzolaio.
inventati un negozio di scarpe importate, cioè è quello che conosci. Poi in ogni caso, anche se tu sei il migliore pizzaiolo di Napoli e c'hai tutte le cose che fai, la pizza la tiri su, la tiri giù, le fai lei, tutti i giochi, eccetera, sai amministrare un negozio? No, non lo sai fare, e allora fallirai. Quindi ti devi preparare, prima di fare il passo, ti devi preparare. Se hai studiato un qualche cosa, applicalo. Se non l'hai studiato, è il tempo per farlo. Cioè, non ti voglio dire vai via dall'Italia e fai delle cose assurde. Devi andare dall'Italia con un piano preciso. Quindi, concludendo, perché non mi piace essere prolisso e anche troppo ripetitivo, però questa volta ho cercato di ripetere dei concetti perché ti devono entrare in testa, ok? Consiglio 1, vai via dall'Italia. Consiglio 2, pianifica il tuo futuro. Pianificalo legalmente, con una struttura societaria e con capacità di poter fare un qualche cosa. Quello che vuoi fare tu, ne parliamo, ok? Mi chiami, parliamo di quello che vuoi fare tu. Io non sono qui a venderti nulla, non sono qui a inculcarti che devi andare a vivere in un posto piuttosto che un altro, perché devi trovare uno, un'attività che possibilmente ti piaccia, se non ti piace che almeno sia redditizia, e poi un paese dove tu stai bene, dove ti senti bene con te stesso e con gli altri, dove riesci a fare amicizie, dove la gente magari ti saluta e dove riesci ad avere delle relazioni sociali che ormai in certi paesi industrializzati stanno scomparendo perché la gente è stressata, stanno pensando ai loro debiti. Quando tu ti svegli la mattina e devi mettere 200-300 euro sul comodino per pagare la luce, il gas, l'affitto e quello che sia, bello mio, sei stressato, è normale, ti capisco. Io l'altro giorno stavo vedendo un video su TikTok allucinante. C'era uno nella metropolitana, mi sembra era un paese dell'est, non so quale perché non capivo, era scritto come in cirillico o insomma un alfabeto che non conosco. E insomma uno che si è messo a fare i giochetti della scimmia dentro la metropolitana, no? Cioè le acrobazie. E quello che lo riprendeva gli altri, nessuno ha alzato la testa, cioè io mi sarei almeno messo a ridere, no? Dico, guarda questo pazzo che sta facendo. No, la gente stava lì triste, guardando, non so, il foglio di carta che va davanti, gli appunti, o guardando il telefonino, i messaggi del lavoro, o semplicemente con la testa bassa perché ha sonno e incazzato con la vita perché deve andare a lavorare. Allora, se questo è quello che a te piace, beh, fallo. Però io dico, cerchiamo di pensare a nuovi orizzonti. Prima ci hanno venduto il mondo globalizzato, adesso ce lo vogliono togliere perché non sanno come gestirlo, ok? Però il mondo globalizzato non è poi così male. E tu sei nato in Italia, hai una fortuna, che hai un passaporto che ti puoi muovere dove ti pare. Sei un africano, chiaramente parlare di futuro è molto più complicato. Però hai un buon passaporto, puoi andartene un po' da tutte le parti, vuoi fare il rampante, vuoi fare l'impiegato, vattene in Australia, vattene negli Stati Uniti, vai in Irlanda stanno dando $90,000 per andare a vivere in una delle isole dell'Irlanda e ristrutturare una casa e vivere lì, ok? Fai il nomade digitale, approfittane, se non vuoi andare via dall'Europa, vai via. Vai in Irlanda, ti prendi la residenza, ti fai dare 90,000 euro
gli metti a posto una casa, ci stai un paio d'anni, quello che sia necessario a secondo dell'accordo che si fa con il governo, che saranno dai 2 ai 5 anni, dipendendo l'isola eccetera eccetera, e poi in ogni caso c'hai un valore. E poi te ne sei stato in un posto, hai imparato una lingua, perché poi c'è anche il problema della lingua. Cioè, se tu dici voglio andare a vivere all'estero, tanta gente non vuole andarci perché dice vabbè, io non parlo, non capisco, questi mi parlano in spagnolo, mi parlano in inglese, mi parlano in francese. E vabbè, si impara, tutto si impara nella vita, non è complicato, bisogna avere solamente una attitudine positiva, ok? Quindi io quello che ti dico, forse magari hai bisogno di motivazione prima della parte legale, può darsi. Io in questo video sto cercando di darvi delle motivazioni, di spiegarvi perché dovete andare via dall'Italia e perché, se volete restare in Italia, dovete avere un piano B. Spero di avervi dato un panorama un po' generale. Se non vi ho convinti, magari ho creato dei dubbi, o se volete mi scrivete nei commenti di YouTube o per email, io rispondo. Se invece volete parlare con me, prenotate una consulenza e ne parliamo il tempo che volete, inizia da 10 minuti per 50 euro, quindi ce l'hanno tutti 50 euro da giocare, invece di giocarli al gratta e vinci fai una chiamata che forse ti può cambiare il futuro, o puoi scegliere di fare la videochiamata e di stare un'ora al telefono, tutto il tempo che tu vuoi, va bene? Quindi pensaci, riflettici e deciditi, perché poi il tempo passa e se non ti sei deciso hai perso il treno. Andiamo a vedere la parte di chi vuole rimanere in Italia e perché secondo me dovrebbero fare un piano B. Se tu non hai la possibilità di andare via dall'Italia e vuoi rimanere in Italia, ok, perfetto. E a parte che puoi utilizzare magari dei sistemi europei per abbassare le tasse, tipo utilizzare società di paesi come, non so, la Romania, la Polonia, la Lituania, che hanno tasse molto più ridotte, anche Cipro, Malta, eccetera. E puoi andare fuori dalla comunità europea in Inghilterra e usare lo stesso sistema, però poi magari ti crea più problemi con IVA, eccetera, eccetera. Questo dipende anche dal tipo di attività che hai. Cioè, se vendi dei servizi, dei prodotti, eccetera, teniamo presente che in comunità europea stanno cercando di far pagare l'IVA a tutti quanti, anche ai grandi gruppi tipo Google ed altri. Quindi, insomma, in ogni caso, non so per quanto tempo si può scappare dall'IVA, perché stanno facendo sempre più restrizioni. Quindi, se continui a pensare di rimanere in Italia, pensa anche che le cose non andranno a migliorare, sicuramente vanno a peggiorare, ok? Quindi fatti il piano e basta. Ora, perché io dico avere un piano B? Avere una residenza fuori dalla comunità europea, in un paradiso fiscale. Perché in un paradiso fiscale? Perché non si pagano le tasse su tutti quelli che sono i redditi fatti fuori dal paese. Quindi tu puoi tenerti tranquillamente una società di Panama, utilizzarla anonimamente, o puoi semplicemente avere la residenza in quel paese ed utilizzarlo per aprire conti bancari in altri paesi. Perché conti bancari in altri paesi? Perché? Perché puoi parte, per esempio, dei servizi fatturarli con una società e parte con la tua attività in Italia, perché giustamente se tu sei in Italia e hai un centro di attività, hai figli che vanno a scuola, hai spese, affitti, eccetera, dovrai anche giustificare queste entrate. Quindi magari puoi
lavorare una parte in bianco, cioè con una partita IVA italiana, e un'altra parte te la puoi fare con una società estera. Tieni conto che ovviamente dovresti dichiarare anche i redditi della società estera. Io ti creo la società, ti faccio la residenza, poi se tu dichiari o non dichiari è un problema tuo. Però per legge devi dichiarare e devi pagare le tasse anche sui redditi esteri, perché sei residente in Italia. Bene, adesso andiamo a vedere perché la residenza è fuori, se in fondo io vivo in Italia, sto pagando le tasse in Italia, eccetera. Ok, prima di tutto vediamo se paghi tutte le tasse in Italia o non le paghi, perché poi anche se paghi le tasse in Italia ti possono fare accertamenti. Tu paghi le tasse, ti compri qualche cosa che loro non ritengono congruo, o magari l'hai comprato con una struttura legale che loro non ritengono congrua, e ti fanno l'accertamento uguale, ti mettono le multe, ti sequestrano i soldi, ti bloccano i soldi, eccetera eccetera. Allora, in ogni caso, secondo me, avere un piccolo tesoretto all'estero, beh, ti può salvare la vita, perché è il piano B. Piano B cosa significa? Avere un tesoretto all'estero, diciamo almeno un 20% dei tuoi capitali, o per sopravvivere almeno un paio d'anni se sei in contenzioso per esempio con l'ufficio delle entrate, e quindi devi avere poi degli altri ingressi, no? Perché poi una volta che ti bloccano il conto bancario, loro non è che gli interessa se tu hai soldi per mangiare, per non mangiare, per pagare il commercialista o il revisore di conti che ti faccia la contestazione, eccetera. E se per caso non sei in grado di continuare a lavorare, a produrre, puoi anche andare in default, e quindi semplicemente morte bancaria, e quindi non lavorare, non produrre e non fare soldi. Allora, continuiamo con il piano B. Piano B cos'è? La residenza a Panama, perché è favorevole per gli italiani, è molto facile da ottenere. È una residenza che ti permette in ogni caso di aprire conti bancari come residente estero. Se vuoi rimanere in Italia, ovviamente non lo dichiari all'AIRE che hai questa residenza, però in qualsiasi momento ti serve, tu prendi un aereo e hai già una residenza, puoi stare in un posto, vivere lì senza problemi. Il giorno che ne so, non ti devi più preoccupare dei genitori anziani, o che i figli sono diventati grandi, o che la moglie o il marito, in caso che sia, si stufa e dice va bene, prendiamo questo famoso aereo e andiamocene fuori, perché per fare impresa purtroppo in Italia non ci si riesce. E allora in questo caso avrai già una residenza in più, è una residenza che hai maturato magari degli anni di residenza, quindi significa che dopo 5 anni di residenza continuata puoi richiedere la nazionalità a Panama e quindi anche cambiare di passaporto. Ora ovviamente se tu a Panama non ci sei mai stato, non ci vivi, non hai un centro di attenzione, non te la daranno mai. Però in ogni caso, se tu già hai 2-3 anni magari di residenza almeno sulla carta, e poi gli ultimi 2-3 anni vivi a Panama stabilmente, metti su un'attività eccetera eccetera, e magari fai la dichiarazione dei redditi per far vedere che sei un bravo ragazzo e che anche lì stai portando il tuo contributo eccetera, va bene, riuscirai ad avere questa famosa cittadinanza panamense che ti permette di vivere dove ti pare con un passaporto di Panama che ti permette di viaggiare in quasi tutti i paesi in Europa anche senza visto, e in ogni caso non paghi le tasse su tutto quello che tu fai all'estero, quindi zero tasse su tutto quello che fai all'estero.
Secondo me è una buona opzione, il costo è limitato, è un piano B perfetto. Tieni presente che i cittadini spagnoli, francesi eccetera, per prendersi una residenza di questo tipo devono investire $200,000-$300,000. Quindi il cittadino italiano si prende una residenza depositando $5,000 che poi al giorno dopo, se li può ritirare, approfittane, perché queste cose cambiano. Io sono oltre 30 anni che sono a Panama, conosco il mondo offshore da 40 anni e ti dico che non ho mai visto migliorare le cose, sempre peggiorano, in tutti i paesi, non solo in Italia. Quindi pensaci bene, se vuoi rimanere in Italia, bravo, tieni duro, fai quello che puoi fare per fare impresa, però ricordati, un piano B oggi come oggi è necessario. Soldi sotto il mattone o in un conto estero e seconda residenza. Il giorno che ti succede qualche cosa, se non l'hai fatto, ti ricorderai delle mie parole. È ora di dare una svolta alla tua vita. Informati sul nostro sito web o prenota una consulenza per cambiare vita. www.pm01.com